Bentrovati ad una nuova puntata di 7 giorni in 100 secondi. Queste le notizie più cliccate della settimana su rietilife.com. 5 morti, il bilancio di 3 giorni di incidenti terribili sulla Salaria. Domenica, in uno scontro al chilometro 60, hanno perso la vita Mirko Maggi, 19 anni, Luca Renzi, 47 anni, Francesco Ventrone, 26 anni e Michele Anghel, 71 anni. Ascolana di origine venezuelana. Lutto a Torricella, Ornaro, Rocca Sinibalda ed Acqua Santa Terme, dove abitava la donna sudamericana. Martedì, in un altro grave incidente al chilometro 48 della Salaria, è morta Adelina Tosca, 33enne di origine albanese, madre di 2 bambini di 6 e 12 anni. Sulla Salaria presentata anche un'interrogazione al ministro Toninelli. Mariano Calisse è il nuovo presidente della provincia di Rieti. Il sindaco di Borgorose, 36 anni, ha battuto con il 53% delle preferenze lo sfidante Carmine Rinaldi. Dopo 25 anni abbiamo vinto, il centrodestra ha vinto in provincia. A noi piace il voto popolare e non condividiamo questo sistema. Con queste parole il sindaco Antonio Cicchetti ha salutato l'elezione di Calisse. Gioca un euro e ne vince 114.540. La fortuna bacia il Reatino e torna a Contigliano in una tabaccheria fortunatissima come quella di Lella Pariboni in Via della Repubblica. Con una giocata da un euro all'otto, un fortunato vincitore si è portato a casa quasi 115.000 euro. La vittoria è arrivata con una quaterna realizzata sulla ruota di Roma. Il reatino Paolo Anibaldi è il nuovo direttore sanitario dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma. Il suo insediamento sarà operativo dal 1 novembre. 52 anni, Anibaldi ha recentemente ricoperto l'incarico di direttore sanitario della ASL di Rieti. I carabinieri del nucleo investigativo di Rieti hanno chiuso gli accertamenti sul crollo del bed and breakfast La Margherita di Saletta di Amatrice, che causò la morte di 3 persone. 8 gli indagati, fra progettista, tecnici del comune di Amatrice, funzionari del genio civile di Rieti, titolare dell'impresa costruttrice e proprietari dell'immobile. In consiglio comunale a Rieti entra Maria Teresa Manzi, candidata nelle liste di Uniti per Rieti. Manzi prende il posto della consigliera dimissionaria leghista Onorina Domeniconi, recentemente nominata assessore alla sicurezza del comune di Rieti. Queste erano le notizie più cliccate della settimana su rietilife.com. L'appuntamento con 7 giorni in 100 secondi torna sabato prossimo.